Interessante tavola rotonda e dialogo con le protagoniste del welfare aziendale. Sono presenti delle imprese, delle persone che lavorano nel reparto umane risorse e che testimoniano le esperienze che hanno avuto su questo tema, un tema peraltro ancora complesso da analizzare e anche da valutare. Parliamo di una realtà che riguarda ancora pochissime piccole imprese e poche imprese che lavorano nel settore dei servizi e ancora in particolare poco presenti a livello regionale nel contesto dell'Italia centrale. Quindi questo dialogo è un dialogo interessante rispetto al quale direi che il punto fondamentale è quello di capire quali sono le misure che non sono di sovrapposizione o di sostituzione con il welfare, il primo welfare, ma che invece incoraggiano in un qualche modo e risolvono uno dei temi principali delle relazioni industriali e del mercato del lavoro, che è la mancata presenza femminile anche in relazione alla difficoltà di conciliare e soprattutto condividere il lavoro pagato e il lavoro non pagato, tempi di vita e tempi di lavoro. Credo che questo tema sia molto importante. Alcune esperienze anche in cui si parla di lavoro agile, lavoro flessibile, credo che siano interessanti in questo ambito, perché coniugano due prospettive, un benessere delle persone, un benessere dei lavoratori, ma anche una maggiore efficienza, il passare a un sistema di lavoro in cui si è orientati ai risultati piuttosto che alla semplice presenza e che in un qualche modo richiedono anche una formazione in quelle competenze tecnico-digitali specifiche che sono sicuramente fondamentali per le sfide del futuro.